Buonasera o buongiorno a tutti coloro che ci seguono da Italiani all'estero TV. Io sono Silvia e sono qui a New York e abbiamo qui con noi Paolo e Maurizio, Paolo Marlini e Maurizio Silvestri, e siamo qui per la giornata delle Marche perché Paolo e Maurizio sono di San Benedetto e io sono qui a New York. Dunque, Paolo e Maurizio ve li voglio presentare perché li potremmo definire scrittori di guide di viaggio, però sono un po' particolari perché loro, proprio per descrivere i luoghi che scelgono, loro ci viaggiano, li girano, realizzando, diciamo, la parte più suggestiva e più succulenta del loro lavoro. E proprio la modalità che scelgono è la particolarità, ma non vi voglio anticipare niente e lascio parlare voi. Dunque, come ripeto, Paolo e Maurizio sono marchigiani e sono di San Benedetto, giusto? Sì, oltre ad essere entrambi di San Benedetto, siamo entrambi compagni di banco dai tempi del liceo. Viaggiamo dagli anni Ottanta insieme. Eravamo seduti proprio in questa posizione sul banco di scuola. Ah, quindi vi sopportavate già da quel tempo e avete continuato? Che all'epoca copiavo da lui, ecco. Ah, ecco. E quindi avete deciso di fare sempre coppia insieme, di stare a scuola e viaggiare, e viaggiato, magari viaggiando state sempre in questa stessa posizione? No, forme differenti. Va bene. Allora, dunque, io ho pensato di farvi far conoscere la parte nascosta, diciamo quella rimasta più autentica, immutata come quella di una volta, delle Marche, proprio da loro, perché loro ci sono stati e ci hanno dedicato tutto il tempo necessario con la dovuta calma. E quindi parleremo delle Marche interne, parleremo di arte, di artigianato, di tradizioni contadine, dei racconti che si fanno durante i viaggi e anche molto volentieri di vini, di enogastronomia e di tanta cultura che fa parte proprio dell'enogastronomia. Ok. Allora, io incomincio a farvi delle domande. Dunque, Paolo, ci spieghi qual è la particolarità, il filo conduttore, diciamo, di questo viaggio che andiamo a raccontare? Ah, noi siamo soliti viaggiare con i mezzi pubblici, quindi autobus extraurbani piuttosto che ferrovie secondarie. Ora, quindi, immagina questi due non più giovani che in giorni infrasettimanali prendono le corriere, gli autobus extraurbani, e si inoltrano nel profondo della provincia marchigiana. Abbiamo viaggiato le Marche fuori rotta, siamo stati nell'entroterra, quindi abbiamo lasciato la costa, ed è stato un viaggio veramente romantico, molto interessante, e appunto abbiamo avuto veramente piacere di raccontarlo a tutti quanti. Bene, dunque, guarda, a questo punto siamo curiosi, vogliamo avere un po' di dettagli. Ora, ti chiederei, un po' come quando uno descrive il Giro d'Italia, che dice le varie tappe, vorremmo sapere quali sono state, diciamo, lo snodarsi di queste vostre tappe, quindi ci potete un po' elencare le località, almeno le principali, le caratteristiche che avete visitato in questo strano viaggio? Sì, Silvia, noi siamo partiti da San Benedetto, che è stata la tappa di partenza, e abbiamo percorso le Marche, il perimetro delle Marche in senso orario. Quindi la prima tappa notturna è stata Acquasanta Terme, nella provincia di Ascoli, nel profondo sud, vicino ai confini con l'Abruzzo, proprio ai piedi delle montagne dei Sibillini. Acquasanta Terme, poi San Martino di Acquasanta, dove abbiamo dormito, e poi siamo risaliti lungo la cordigliera Sibillina verso il nord, quindi da Arquata, Monte Gallo, Monte Monaco, Comunanza, poi siamo entrati nella provincia di Macerata, quindi abbiamo fatto Sarnano e San Ginesio, siamo andati distante, poi Tolentino, e poi siamo ancora risaliti Cingoli sarà anche una tappa molto importante, e poi soprattutto Cupramontana. Il vino è il suo. Cupramontana, poi abbiamo fatto una puntata sulla costa, Ancona, e poi di nuovo verso l'interno ad Arcevia, bellissima, e poi via verso il Montefeltro, verso le montagne, l'Appennino umbro marchigiano, quindi Cagli Cantiano,
e poi di nuovo verso il mare, Fossombrone, Carpocelco, Fano e poi via perdifiato di nuovo sulla linea Adriatica, perdifiato per modo di dire, con i locali, il fiato lo perdi per un altro motivo, insomma, e fino a casa, 8 giorni di viaggio delle Marche. Bene, bene. Insomma, un bel giretto, insomma. Dunque, io ovviamente conosco le Marche e so che le Marche sono fatte in tanti, tanti piccoli borghi, ognuno col suo cucuzzolo. Però ecco, per chi ci ascolta e chi ci vede, sia dall'Italia che dall'estero, ma appunto non conosce le Marche, potreste dire quali sono le caratteristiche delle località che avete scelto? Cioè, appunto, ce ne sono così tante, ma perché avete scelto queste? Ecco, Paolo, Maurizio, scegliete voi. Chi vuole rispondermi? Non lo so, abbiamo cercato di inserire in questo nostro itinerario anche tanti borghi, tanti paesi che non conoscevamo, perché un viaggio deve per forza avere una porzione di scoperta. Quindi non so, San Ginesio, per esempio, lui non c'era stato, io invece c'ero stato varie volte. Per me, ecco, non ero mai stato a Cupramontana. Poi Come mai? considera. Come mai? Perché era sfuggita Perché ce ne sono Cupramontana. tanti, come si fa? Sono tanti, tutti belli. Veramente tanti borghi magnifici da visitare assolutamente nelle Marche. Poi sai, Cupramontana uno la lascia anche un po' indietro perché aspetta di andarci in un'occasione particolare. Te considera, per esempio, che noi siamo arrivati a Cupramontana una sera di novembre all'imbrunire e Bellissimi. dopo aver fatto con l'autobus di linea tutta quanta la strada dei Castelli e quindi siamo arrivati su. La nebbia che saliva, il capolinea è direttamente in piazza, quindi un'emozione molto molto particolare. Comunque le Marche veramente ti emozionano e soprattutto quando attraversi questo territorio in maniera lenta, quindi virtuosa e proficua e spesso economica. Ecco, perché non guasta? Bene, bene. Dunque, guarda, davvero a me mi sembra infatti già di vederle, perché io sono qui a New York, come si può vedere. No, davvero sono a New York. Però ecco, li ricordo tutti perché io un po' alla volta, una domenica uno, una domenica l'altro, li vedevamo questi borghi. Però ecco, proprio per far immedesimare i nostri telespettatori, che ripeto, sono. Noi siamo Italiani all'estero TV proprio perché i nostri telespettatori sono italiani, molti sono all'estero, però essendo sul web sono anche in Italia, quindi per tutti i nostri telespettatori. Potreste raccontarci un po', diciamo, descrivere un po' paesaggisticamente le mete, la strada, i percorsi che avete fatto, proprio per averle davanti agli occhi come un quadro?